Allora, Giusy, sei abituata a volare sulle piste d'atletica, ballando, e adesso dovrai volare veramente dal campanile di San Marco. E questo è un vero volo, mi sa, quindi sono emozionatissima, molto curiosa, lusingata anche che me l'abbiano chiesto perché so soprattutto quello che significa il volo dell'aquila, quindi è un significato importante. Sono contenta di rappresentare comunque la forza, il coraggio, mi fa piacere, quindi mi ha lusingato già solo il fatto che me l'abbiano chiesto. Poi a me queste sfide mezze matte, no? Di buttarmi da 80 metri, è una roba bellissima. Devo serrare bene le gambe, si sa mai, ne vola una dall'alto, non sai dove finisce. Io il carnevale l'ho sempre visto un po' da lontano. Conosco Venezia perché sono un'amante della Biennale, quindi nella mia vita ci sono venuta spesso. È la prima volta che incontro l'acqua alta, quindi oggi è stata un'esperienza bella intensa, sì. Come te lo immagini questo volo? Sei mai stato sul campanile di San Marco innanzitutto? No, no, decisamente no, è la prima volta, quindi non me lo immagino, hanno provato a raccontarmelo, io ho visto qualcosa degli anni passati. Penso che sarà una grande emozione, penso che ci voglia tanta concentrazione, perché insomma, anche se siamo in sicurezza, imbragati, però voglio dire, ti devi sempre buttare a 80 metri e spero insomma di godermi il momento. Non soffrirai di vertigini, immagino. Non ho mai sofferto i vertigini, se vede che scopro adesso questa cosa, spero di no.